Il direttore generale dell'OMS ha dichiarato il vaiolo delle scimmie un'emergenza sanitaria di portata internazionale. Questo non vuol dire che abbiamo un rischio molto alto di prenderlo, è una dichiarazione formale che obbliga legalmente i paesi a potenziare le misure di sorveglianza e controllo dell'epidemia. Il vaiolo delle scimmie è un'infezione da un virus che provoca all'inizio sintomi simili a quelli dell'influenza e poi delle bolle alla pelle che ricordano quelle della varicella, che possono essere intorno alla bocca, intorno ai genitali o all'ano o anche altre parti del corpo. Queste bolle poi diventano croste che infine cadono e la pelle guarisce entro 3 o 4 settimane. Per tutti noi, lavarci regolarmente le mani con acqua e sapone oppure con un gel a base alcolica. Per chi ha rapporti sessuali, essere consapevoli dei sintomi e parlarne in maniera onesta con i propri partner. E se sapete che una persona ha il vaiolo delle scimmie, se possibile evitate il contatto ravvicinato entro un metro ed evitate di toccare i loro asciugamani o indumenti. Dunque, normalmente è una malattia che colpisce le persone che vivono in Africa centrale e occidentale, mentre a maggio di quest'anno c'erano stati 3.000 casi diagnosticati in 47 paesi e ora a luglio ce ne sono almeno 15.000 in 72 paesi. I paesi si devono impegnare per avviare o potenziare una risposta coordinata che ha l'obiettivo di interrompere la trasmissione da persona a persona e proteggere le categorie più vulnerabili, che in questo caso sono i bambini, le donne incinte e le persone immunocompromesse. Questo nella pratica vuol dire migliorare l'informazione alla popolazione generale, in particolare i gruppi più a rischio, potenziare il sistema sanitario e i laboratori, isolare le persone con vaiolo delle scimmie finché non smettono di essere contagiose e identificare i loro contatti che possono avere contratto la malattia e seguirli nel tempo. Infine, sostenere la ricerca nel settore e considerare l'uso del vaccino per il vaiolo, che è anche efficace contro il vaiolo delle scimmie, nelle persone che hanno un rischio maggiore di contrarre questa infezione. L'OMS ritiene che non sarà semplice eliminare completamente la trasmissione da persona a persona di questa malattia, ma che è possibile.